Mamma mia che ottavi di finale, ragazzi miei! Mamma mia che ottavi di finale! E in questo video ovviamente non solo andrò a reagire al tabellone di questi ottavi di finale di Euro 2020, ma dobbiamo entrare anche nel merito delle singole squadre, soprattutto soffermandoci sulla nostra cara amata Italia. Quindi preparatevi ad un contenuto che potrebbe durare 18 ore, non sto scherzando, cercherò di essere il più rapido possibile. Detto questo, ciao! E bella a tutti da me. Mi raccomando tantissimi mi piace su questo video. Se volete anche il parere del buon Fabio, la reazione del buon Fabio a questo tabellone, iscrivetevi e attivate la campanella così ogni volta che pubblico non vi perdete mai le notifiche. Vi ricordo che ho anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio. Li trovate tutti qui sotto in descrizione oppure cliccando qui. Se volete restare sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore, sull'europeo, ma anche e soprattutto sul mondo del calcio in generale, sul calciomercato, sto per proporvi un modo completamente gratuito per farlo. Link in descrizione e scaricate OneFootball. Troverete di tutto e di più in maniera completamente gratuita. Credo ci sia veramente poco da aggiungere. E adesso, aiutandomi con la grafica, andrò ovviamente ad esporvi, le partite di questo ottavo di finale. E poi entreremo nel merito delle singole, sempre rapportandole all'Italia come possibili eventuali avversarie nei turni successivi. Perché secondo me, ragazzi miei, perlomeno io, da questo europeo, da questi gironi, ho capito una cosa veramente molto, molto importante. Francia-Svizzera è la prima partita, poi la vincente affronterà una tra Croazia e Spagna. Abbiamo poi, qua ci riguarda più da vicino, ragazzi miei. E ve lo dico subito, non siamo stati minimamente fortunati. Belgio-Portogallo, che è praticamente una finale anticipata, e la vincente affronterà proprio una tra Italia e Austria. Quindi grandi, grandi insidie. Sin da subito, se così possiamo dire, per l'Italia poteva sicuramente dirci un po' meglio. Dall'altra parte abbiamo Galles e Danimarca, uno scontro molto, molto interessante. La vincente affronterà una tra Olanda e Repubblica Ceca. E infine, ragazzi miei, un'altra, possiamo chiamarla finale anticipata tra due grandi nazionali? Secondo me sì, Inghilterra e Germania, la vincente affronterà una tra Svezia e Ucraina. Questi sono gli ottavi di finale e adesso, ragazzi miei, andando in ordine, io vorrei parlare delle singole squadre, perché, ripeto, io ho capito tante cose da questa fase a gironi e ho capito, frase ovviamente, come dire, scontata, che non bisogna temere assolutamente nessuno, ma al contempo che non bisogna assolutamente avere paura di nessuno. Detto questo, la Francia, per quel che abbiamo visto, per carità, girone de ferro, ragazzi miei, la Francia dei limiti li ha mostrati e dei limiti li ha mostrati soprattutto contro l'Ungheria, una squadra che seppur ha subito in 3 partite 6 gol, si è dimostrata comunque una squadra organizzata e in grado di mettere in difficoltà praticamente chiunque. E su questo, secondo me, deve lavorare Roberto Mancini. Deve rivedersi bene la partita della Francia contro l'Ungheria e provare ad impostare una partita, secondo me, anche simile. Perché questa Francia io me l'aspettavo molto più forte, no? Pensavo potesse passare questo girone un po' più a spasso in realtà. E invece, ripeto, dei limiti importanti li ha mostrati e le partite affrontate ovviamente possono aiutarci a capire meglio. Potenzialmente, ragazzi, la possiamo assolutamente affrontare eventualmente molto più avanti la Francia perché si trova dalla nostra parte del tabellone. Stessa cosa, forse anche peggio in realtà, la Spagna che è passata con gli stessi punti della Francia, ma da seconda della classe qualche limite di troppo lo ha mostrato. Ha vinto l'ultima partita in scioltezza e va bene, ma nelle altre due ha mostrato sicuramente segni di difficoltà, no? Dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista del gioco di squadra, dal punto di vista, non lo so, della finalizzazione, 5 gol a parte nell'ultima partita, assolutamente sì. Non mi sembra una squadra poi così imbattibile e ovviamente non sto considerando Svizzera e Croazia che sono due squadre che sono passate alla fine, come secondo me dovevano passare e che, ripeto, comunque non vanno sottovalutate. Qui vado a soffermarmi soprattutto sulle big. Belgio e Portogallo, ragazzi miei, il Belgio ha fatto quel
che doveva fare, ha dominato il suo girone di competenza, ma potevamo aspettarcelo. Sul Portogallo, ovviamente, ragazzi, punti in meno perché si trovava in un girone di ferro, ma secondo me quella che passerà, a prescindere che sia Belgio o che sia Portogallo e che affronteremo, ragazzi miei, è la partita decisiva. Dipende se passeremo ovviamente con l'Austria, non voglio dare nulla per scontato, seppur sulla carta siamo superiori all'Austria, se vogliamo ambire a questo europeo, ragazzi miei, il minimo è battere quest'Austria, sempre portandogli rispetto. E non sarà una partita facile, ma potrebbe essere eventualmente la partita della svolta, perché se disgraziatamente passi con un Belgio o con un Portogallo, e beh, là è il momento che devi e va bene. Sulla nostra partita, ragazzi, mi soffermerei ben poco, ripeto, rispetto per tutti, ma paura di nessuno, tutt'al più di un'Austria che, per carità, nell'ultima con l'Ucraina ha dimostrato cose importanti, ma sulla carta, secondo me, siamo assolutamente superiori. Quindi massima attenzione, testa bassa, pedalare senza sottovalutare nessuno. Stata Danimarca mi ha sorpreso veramente tanto, ve lo dico, la prima avrebbe dovuto vincerla con la Finlandia, poi è successo quel che è successo, alla fine per un insieme di cause e di concause, il primo tempo bellissimo con il Belgio, no? Poi ha perso, è stata rimontata, stava rischiando di non passare, ma nell'ultima partita ha dimostrato quella che è la sua forza, quindi fate particolare attenzione perché potrebbe essere la più grande sorpresa di questo campionato europeo. E dall'altra abbiamo un'Olanda che alla fine ha dominato il suo girone di competenza e ha dimostrato anche l'Olanda di poter essere una forte pretendente a questo europeo, con giocatori tecnici lì davanti, una squadra che sa anche giocare di squadra con un Jorginho Wijnaldum, ragazzi miei, veramente clamoroso, e non vedo l'ora di vederlo al Paris Saint-Germain, ovviamente da amante del calcio. Quindi anche l'Olanda ha le sue grandi chance, forse è una delle squadre che ha mostrato meno limiti e, paradossalmente parlando, forse anche la più temibile per come abbiamo visto affrontare, una delle più temibili per come abbiamo visto affrontargli i gironi. E poi c'è Inghilterra-Germania. Ragazzi, l'Inghilterra ha mostrato invece dei limiti importanti, seppur ha vinto il proprio girone, è una squadra che a tratti sembra dominante, ma all'interno della stessa partita si spegne e non sa né di carne né di pesce, anzi, sembra una squadra particolarmente passiva, rinunciataria, per come ha passato il girone, per carità. Per il nome che porta non va assolutamente sottovalutata, ma se l'Inghilterra dei turni successivi, ovviamente ai gironi, sarà questa, giocando al massimo delle possibilità, non è una squadra poi così imbattibile. Affronterà una Germania, anche la Germania ha mostrato dei limiti difensivi clamorosi, e sono curioso di vedere alla fine chi passerà tra le due. Non è facile a dirsi, forse leggermente meglio la Germania, chi lo sa. E questa Svezia, ragazzi miei, che ha veramente sorpreso tutto e tutti. Diciamoci la verità, una squadra veramente solida, quadrata, solamente 4 gol fatti, ma solamente 2 subiti in 3 partite. Ha vinto il proprio girone di competenza e questa, insieme alla Danimarca, potrebbe essere la sorpresa più grande di questo europeo. Potrebbe far fuori qualche squadra importante, chi lo sa, andando avanti, o potrebbe anche uscire con quest'Ucraina che nell'ultima non ha dimostrato granché, ma in quelle precedenti qualcosa l'aveva fatto vedere. Lo ripeto, rispetto per tutti, ragazzi. La nostra nazionale deve rispettare tutte le formazioni che gli si porranno dinanzi, che proveranno a fermarla, ma non dobbiamo avere paura di nessuno, perché andando a guardare nel complesso, ragazzi, è inutile nasconderci: 7 gol fatti, 0 subiti, 9 punti. L'Italia è quella che si è dimostrata più forte, più brava, più solida. Le fasi successive sono altre cose, si affrontano sicuramente la crème della crème, no? Le squadre più forti. Ma giocando come abbiamo fatto finora, con questo gruppo così coeso, non fatto solamente di 11 titolari, ma anche di tante valide alternative come riserve, qualcosa di importante lo possiamo fare. Con l'Austria spero di passare, e poi tra Belgio e Portogallo, ragazzi, là veramente sarebbe una finale anticipata. In quel caso, chi te capita, se vuoi vincere l'Europeo, devi vincere con tutte. Poi potenzialmente puoi affrontare una Spagna o una Francia, la mettesi le mani ai capelli, e chi lo sa, eventualmente, potenzialmente, in una finale, quello che potrebbe accadere: un'Olanda, un'Inghilterra, una Germania, una Danimarca. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video.